Grandi ragazzi, bentornati qui con me nella Cucina per Tutti. Come state? Molti di voi ultimamente mi stanno chiedendo di cucinare insieme un buon antipasto. E cosa c'è di meglio di usufruire delle verdure di stagione che abbiamo a disposizione con l'estate, come per esempio le zucchine? Allora vi propongo uno sformattino di zucchine con una fonduta di formaggio a modo mio, davvero davvero molto sfiziosa. Siamo curiosi quindi di vedere quali sono gli ingredienti per realizzare questo antipasto sfizioso? Seguitemi, prendiamo nota, così cuciniamo insieme e mettiamoci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Per prima cosa vi elenco gli ingredienti che ci serviranno per fare la fonduta veloce. Abbiamo 30 g di parmigiano grattugiato, 25 g di burro, 20 g di emmental e 20 g di camembert, dell'erba cipollina, 70 ml di latte e un torlo d'uovo. Questi invece sono gli ingredienti che ci serviranno per gli sformatini. 3 zucchine, uno scalogno, del prezzemolo, 20 g di parmigiano grattugiato, 2 uova intere, olio, sale e pepe. Mettiamoci al lavoro. Per prima cosa ci dedichiamo alle zucchine. Dopo averle lavate le andiamo a pulire privandole della parte davanti e della parte dietro. Dopo aver pulito le zucchine ci prepariamo una boule con una grattugia e con questa parte cominciamo a grattugiare le zucchine. Abbiamo completato l'operazione, mettiamo da parte la boule. Mi sono preparato su un tagliere lo scalogno che andremo a pulire e lo andiamo a tritare. Ci siamo trasferiti sul fornello, ho preso una padella, accendiamo il fuoco, mettiamo l'olio e lo scalogno tritato. E ora che soffrigge mettiamo anche le zucchine. Andiamo a mettere anche 2 prese di sale. Teniamo a fuoco medio, lasciamo insaporire la zucchina con lo scalogno e fra qualche minuto possiamo coprire. Possiamo mettere quindi il coperchio, lasciamo andare così per circa 10 minuti. Mentre le verdure cuociono ci prepariamo una mini boule dove andremo a inserire le 2 uova, il parmigiano, un po' di sale ed il pepe. E con l'ausilio di una frusta andiamo a sbattere. Ok, abbiamo terminato con le uova, andiamo a vedere a che punto sono le verdure. Ok, le verdure stanno ben appassendosi, ora noi prendiamo ancora un po' di sale e lo andiamo ad aggiungere. Mi raccomando, lasciamo ben asciugare i liquidi presenti nelle verdure, altrimenti rischiamo che quando andremo a cuocere lo sformatino possano creare umidità e quindi non cuocersi come vorremmo. Ok, le zucchine sono pronte, andiamo a spegnere il fuoco, guardate come si sono ridotte, andiamo ad aggiungere anche un po' di pepe, diamo una piccola mescolata dopo aver messo il pepe, lasciamo intiepidire così poi andremo a mettere l'uovo. Nel frattempo però vi consiglio di accendere il forno a 180 gradi. Dedichiamoci ora alla cottura della fonduta. Facciamo una cottura a bagnomaria, quindi andremo a prendere 2 pentolini, in quello sotto andremo a inserire l'acqua, nel pentolino in alto andremo a mettere il latte con l'uovo, accendiamo il fuoco, fuoco basso, e con l'aiuto di una frusta andremo a rompere il tuorlo. Una volta fatto questo procedimento, prendiamo il burro, lo andiamo a tagliare a pezzetti. Facciamo la stessa cosa con l'emmental e anche con il camembert che ho privato della sua buccia. Mescoliamo sempre al fine di non far attaccare il formaggio sul fondo del pentolino. Questo tipo di fonduta deve cuocere per circa 10 minuti. Prima non ve l'ho detto perché non sarebbe necessaria, ma se vedete che il composto non si lega, mettete un cucchiaino di farina setacciata. Mettiamo anche un pizzico di sale. Ecco, guardate come si sta addensando dopo 6-7 minuti di cottura. Ed è arrivato quindi il momento di mettere anche l'erba cipollina.
darà davvero un sapore molto particolare a questa fonduta. Guardate che bella, ragazzi, dopo 12 minuti di cottura abbiamo questo risultato. Perfetta, noi spegniamo il fuoco e lasciamo nell'acqua calda, che così rimane morbida. Mentre preparavamo la fonduta, come vedete, le zucchine si sono raffreddate, le ho trasferite in una boule, vado a mettere anche l'uovo con il formaggio, ho già tritato il prezzemolo, lo andiamo a mettere sempre nella boule. Come vedete, io non ho messo tante uova per la preparazione degli sformatini perché mi piace mantenere questo bel colore verde e dar l'idea quindi che sia proprio un bello sformato di zucchine. Io per gli sformatini utilizzo questi stampi da muffin, ma potete tranquillamente anche utilizzare lo stampo grande da plum cake affinché venga una bella forma da tagliare a fette. Mi sono preparato nel frattempo anche un bicchierino con dell'olio di semi di arachide che andrò a irrorare sul fondo degli stampi. Ovviamente l'olio impedirà agli sformatini di attaccarsi sugli stampi, ma se volete un consiglio, preparatevi un foglio di carta da forno, come faccio io in questo modo, e andiamo a tagliare con le forbici delle striscioline. Avendo creato queste striscioline, noi le andremo a mettere in questo modo sugli stampi, prima da una parte e poi da un'altra. Fare questa cosa ci permetterà di avere più facilità nel tirare via gli sformatini dagli stampi. Completiamo l'operazione e andiamo a mettere dentro il composto. Come potete vedere, sto cominciando a riempire gli stampini. Faremo una cottura in forno a bagnomaria, quindi ho già preso una pirofila di vetro dove ho già inserito dell'acqua, mettiamo anche i nostri stampini, possiamo infornare e controlliamo dopo un quarto d'ora a che punto sono. Dopo 15 minuti la situazione è questa, ovvero non sono ancora pronti, quindi li rimettiamo in forno, chiudiamo e alziamo la temperatura a 220 gradi per altri 10 minuti. Dopo mezz'ora gli sformatini sono pronti, prima di impiattare li lasciamo intiepidire. Gli sformatini sono tiepidi, andiamo a comporre il piatto e con una forchetta facciamo in questo modo. Possiamo mettere lo sformatino, guardate come viene su molto bene, lo giriamo e lo mettiamo al centro del piatto. Con un po' di paprika dolce do un tocco di rosso intorno al piatto. È arrivato il momento della fonduta ed un ricciolino di zucchina. Siamo pronti per assaggiare. Bene ragazzi, siamo giunti al momento dell'assaggio. Va bene che è bello il piatto, ma dobbiamo anche capire se è buono. Venite, vi faccio vedere. Allora, com'è rimasta morbida la fonduta, andiamo ad assaggiare. Magari anche con un pochino di questo aceto balsamico davvero davvero buono. Sentiamo un po'. Ragazzi, allora, la delicatezza di questo tortino viene completata da questa fonduta di formaggio che è ben salata e ben spinta a livello di sapore ed è veramente buonissima. Sono sicuro che vi piacerà, quindi provate a farla. Ci vediamo alla prossima video ricetta, seguitemi su Instagram, lasciate un pollicione in su, un commento, un suggerimento e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Da Chef Fabio e da questo bel tortino che ora mi vado a finire, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao ragazzi, ciao!